Diamo il benvenuto anche a Coach Finelli, col quale ovviamente andiamo ad analizzare il momento della Givova Scafati che è tornata da Acerbia, si sta già preparando per questo ultimo incontro di regular season. Mercoledì, infatti, si giocherà a Ferrara. Voltiamo pagina, a malincuore logicamente, perché c'è ancora tanta rabbia per come è andata la semifinale di Coppa Italia. Diciamo che bene che adesso ritorniamo subito in campo, così possiamo immergerci nuovamente in un evento agonistico, un'altra partita tosta a Ferrara contro una squadra che si sta giocando tutte le chance per avere la miglior classifica possibile in vista dell'orologio, anche perché dovrà recuperare parecchie partite in questo mese di aprile. Noi l'abbiamo incontrata una decina di giorni fa, vincendo all'ultimo minuto, appunto in casa qui a Scafati, quindi li conosciamo bene, sappiamo che sono una squadra ben preparata, una squadra completa in ogni ruolo, a partire dai lunghi, Fantoni, Baldassare, in particolare Packer, che ci ha creato parecchie difficoltà all'andata, continuando con Hasbrook e i playmaker Vencato e Pani, una squadra che poi che ha anche tanti giovani che garantiscono atletismo e che hanno anche loro giocato la Coppa Italia uscendo ai quarti di finale. Quindi sarà una buona occasione per noi per rimetterci immediatamente nella giusta direzione a livello di intensità in una gara che vedrà due squadre entrambe competitive sul campo, una partita esterna da giocare con rinnovata intensità, concentrazione e fiducia nei propri mezzi. Coach, se la partita ultima di campionato contro Ferrara per Scafati vale poco in termini di classifica, lo vale invece tanto per Ferrara. Ma c'è da dire però che c'è una grande volontà di riscattare quello che è avvenuto a Cervia e soprattutto creare il miglior viatico possibile per la seconda fase. Diciamo che sarà importante sfruttare questa occasione perché sarà l'unica partita ufficiale nel mese di aprile, prima dell'orologio, quindi passeranno parecchi giorni dal 7 di aprile al 25, data ufficiale di inizio dell'orologio, e quindi è un'occasione importante per mettere dentro una partita vera. Poi probabilmente ci sarà una corretta preparazione dell'orologio, probabilmente giocheremo anche una partita amichevole prima di iniziare il 25 aprile questa seconda fase, però proprio appunto cade a fagiolo una partita di questo tipo, di questo spessore, per, come dicevo prima, indirizzarci nel giusto modo, anche mentalmente per approcciare l'orologio.